in questa unità di apprendimento. Nella rubrica Per usare l'italiano, chiedere e dire l'ora. Il presente indicativo di sapere. Fissare un appuntamento. Le preposizioni articolate con a. Come si legge l'ora? Nel vocabolario visivo la parola stampa. Nella rubrica Vivere in Italia, la libertà di manifestazione del pensiero e il diritto all'informazione. E ora, benvenuti in Italia! Le macchine lavorano, capo! Bene, aspettiamo la stampa delle copie, poi controlliamo le consegne. Io vado a casa. Tu vai a casa? Sono qui dalle 5:30. Sai che le macchine hanno bisogno di noi. Se arriva un problema, come fanno? Ci sono gli altri operai, no? Gli altri operai, certo. Ma siamo noi gli operai che si occupano della stampa. Noi facciamo il giornale. Ma che ore sono? È quasi mezzanotte. E già vuoi andare a casa? È vero, il direttore ha chiuso tardi il giornale, il solito problema del titolo di prima pagina, lo so. Oggi è il compleanno della mia fidanzata. Mi aspetta 6:30. Da quanto lavori qui al giornale? Solo da 6 mesi. Ancora non sai che l'orologio è il nostro nemico. Senza di noi il giornale non esce. Il giornale ormai è in stampa. Ricordo benissimo una notte. Alle 3:10 il direttore porta una nuova notizia. L'Italia ha vinto i mondiali di calcio. La prima pagina è tutta da rifare. Com'è possibile? Alle 3:30 il giornale è di nuovo pronto per la stampa. Eccezionale! Noi abbiamo un appuntamento con i lettori. Ma stasera non giocano i mondiali di calcio. E io devo cenare con la mia fidanzata. Cenare? Forse fare colazione. Tu sei a casa domani mattina verso le 5:15, se tutto va bene. Alle 5:15? Alle 5:15. Capo? Eh? O la stampa o la fidanzata. La stampa, sempre la stampa. Capo? Sì. Ma la stampa non ha gli occhi della mia fidanzata. Sono qui da 6 ore. Sono arrivato verso le 4 di notte. Sa l'ora, per favore? Sono già le 10:15. Ma perché non dicono qualcosa? La nascita di un bambino è una cosa lunga. E ora sono le 11:15. Il tempo passa e noi stiamo qui. Facciamo un respiro profondo. Come insegnano al corso di preparazione al parto. Io e mia moglie respiriamo per ore insieme. E gli incontri? Quanti incontri? Con lo psicologo, con il medico. L'infermiera e la pediatra. E poi ci sono i corsi. Li facciamo tutti. Che ora è? Sono le 11. Non finisce questa attesa. Sa che cosa penso? Pensa al piccolo nella pancia. È vero. E ai sonni agitati. E poi alla dieta, rigorosa. Noi mangiamo solo cibi sani. E la sera?
tutti e due con le gambe in alto per la circolazione. Sappiamo bene quanta fatica in questi mesi. Ecco i vostri bambini, sono nati insieme. Sono bellissimi, sapete? Lei è mia figlia Anilda. No, si chiama Candalina. Lui è mio figlio Alexandru. No, si chiama Keinde. In fondo il lavoro pesante lo fa la madre. Buongiorno. Buongiorno, signorina Giulia. Scusi il ritardo, ma corro da questa mattina. Ma sono le 10:20. È ritardo di 20 minuti. Non ho più posto per lei. Ma come? Non è possibile. Io devo fare i capelli. Oggi ho un incontro importante. E poi devo truccarmi. Possiamo prendere un altro appuntamento subito? Ora non c'è posto, ma può tornare alle 12:40. All'1:20. Ma è tardi! E io non posso pettinarmi e truccarmi da sola! È impossibile! Signorina Giulia, lei è una nostra cliente fedele. Questa mattina il negozio è pieno. Se lei ha pazienza, forse alle 12:30 possiamo aiutarla. Pazienza? Ma io ho un appuntamento importante per il mio lavoro! Non posso presentarmi così! Ma se perdo il lavoro, la colpa è sua! Ma signorina, io non posso fare di più! A mezzogiorno devo vestirmi, così all'1 sono al ristorante! Devo mandar via un'altra cliente per lasciare il posto a lei? È una buona idea! Ma è una battuta! Ma io non scherzo! Il tempo passa e il mio appuntamento è sempre più vicino! Ecco una poltrona! E mentre scegli una pettinatura se qui servista, io cerco di trovare posto per lei. Ma no! Io non mi siedo su questa poltrona e aspetto! Io ho fretta, capito? Ho la soluzione al suo problema. Per una pettinatura veloce e perfetta serve una bella parrucca. Fortuna ci sono i numeri per la fila, così leggo il giornale mentre aspetto. E io posso leggere le ultime notizie. Ciao, Zu. Ehi, Marzia, anche tu qui? Sempre in bici, eh? Io non voglio inquinare l'ambiente. Com'è grande. Eh sì, devo spedire questo pacco a Milano e ho 3 bollette dell'ufficio da pagare. Sai l'ora? È 1:00. E tu perché sei qui? Devo pagare delle bollette e visto che in questo ufficio postale c'è lo sportello amico, voglio ritirare il kit per il rinnovo del mio permesso di soggiorno. Io invece mi sono fatta aiutare da un patronato dove ho trovato delle persone molto gentili che seguono i cittadini nei rapporti con le amministrazioni pubbliche. Sono ormai qui da 5 anni, l'Italia è la mia seconda patria e voglio chiedere il permesso di soggiorno c'è di lungo periodo. E fai bene, così ti sentirai più partecipe della vita sociale di questo paese. Hai proprio ragione, l'integrazione non è solo un buon lavoro, ma riguarda tutta la vita di una persona. Bravo, Zu! Non ti facevo così saggio. Non mi prendere in giro. Ottimo! Da oggi molti quartieri della città cominciano la raccolta differenziata. Questa sì che è un'ottima notizia. Leggi qui, anche nel nostro quartiere. Io faccio la raccolta differenziata da tanti anni. Io cerco informazioni su come fare... L'informazione è fondamentale. Tutti i cittadini devono sapere come rispettare l'ambiente. L'informazione è un diritto. Giornali, computer, radio, televisione... Le notizie devono arrivare a tutti. Marzia, senti questa notizia. Che c'è? Gli scienziati sanno perché diventiamo vecchi. Pare. Bene. Così ci aiutano a rimanere sempre giovani. E questa? La squadra della Roma vince 3-0 contro il Real Madrid. È troppo. Io non sono ancora alle pagine sportive. Con il suo computer è inutile leggere il giornale. Come si chiede l'ora in italiano? Quali parole
quali espressioni dobbiamo usare. Facciamoci aiutare dai nostri amici. Ma che ore sono? Che ora è? Sai l'ora? Sa l'ora, per favore. Le parole per chiedere l'ora sono che ora è? Oppure che ore sono? O ancora scusa, sai l'ora? O scusi, sa l'ora? Puoi dirmi che ore sono? E così via. Vediamo ora come si risponde a queste domande. Sono le 11. Diciamo sono le seguite dal numero dell'ora. Sono le 11, sono le 2, sono le 5 e così via. C'è una sola eccezione. Sentite Zu. È l'una. Diciamo è l'una perché l'una è singolare. Di solito non diciamo sono le 12 e sono le 24, ma diciamo è mezzogiorno e è mezzanotte. A mezzogiorno devo vestirmi. È quasi mezzanotte. Negli orari dei treni o degli aerei, oppure anche in televisione, le ore dopo le 12 si chiamano 13, 14, 15 e così via fino alle 24. Nell'italiano di tutti i giorni, invece, dopo le 12 si ricomincia da capo. L'una, le due, le tre. I minuti dopo l'ora si indicano con i numeri da 1 a 60. Sono le 10:20. Sono le 10:35. Ma sono le 10:20? Fino a 39, come avete sentito, i minuti si aggiungono. Da 40 in poi, i minuti si possono anche togliere all'ora che viene dopo. Ora non c'è posto, ma può tornare alle 12:40. All'una meno 20. Ma è tardi. Quindi possiamo dire sono le 12:40, ma possiamo anche dire è l'una meno 20. Le parti di ora, cioè i 15, 30 e 45 minuti, possiamo indicarle in modi diversi. Possiamo dire sono le 2:15, ma anche sono le 2:15. Sono già le 10:15. Tu sei a casa domani mattina verso le 5:15. Possiamo dire sono le 2:30. Oppure possiamo dire sono le 2:30. O anche sono le 2:30. Oggi è il compleanno della mia fidanzata. Mi aspetta 12:30. Possiamo dire sono le 2:45. E sono le 2:15, o anche sono le 3:15, togliendo un quarto d'ora all'ora che viene dopo, proprio come fa Kevin. E ora sono le 11:15. Adesso sappiamo dire l'ora e possiamo anche fissare un appuntamento. Per esempio, possiamo dire ci vediamo alle 3, ci vediamo all'una. Davanti al numero avete sentito le preposizioni alle e al con l'apostrofo. Che cosa sono? Sono l'unione della preposizione a, che già conosciamo, con l'articolo determinativo. A più la diventa alla o al con l'apostrofo. All'una. A più le diventa alle. Alle tre. Così, all'una, sono al ristorante. Alle 3:10 il direttore porta una nuova notizia. Alle 3:30 il giornale è di nuovo pronto per la stampa. Forse alle 12:30 possiamo aiutarla. Avete imparato le domande scusa, sai l'ora? Scusi, sa l'ora? Sai e sa sono forme del presente del verbo sapere, che è un verbo irregolare. Impariamolo tutto. Io so, tu sai, lui, lei sa. Noi sappiamo, voi sapete, loro sanno.
Quando parliamo di stampa, parliamo di giornali e di libri. La Costituzione della Repubblica Italiana garantisce la libertà di stampa. Significa che tutte le persone hanno il diritto di esprimere le loro idee su un giornale o in un libro. Ci sono però delle regole. Ad esempio, non si possono scrivere cose false, cioè le notizie pubblicate sui giornali e nei libri devono essere vere e sostenute da prove. Chi scrive notizie false è punito dalla legge. I giornalisti scrivono articoli sui giornali, mentre gli scrittori scrivono libri. L'azienda che pubblica i libri e i giornali si chiama casa editrice e il proprietario di questa azienda si chiama editore. Il quotidiano arriva in edicola tutti i giorni, mentre il periodico arriva una volta alla settimana o anche una volta al mese. Il quotidiano dà le notizie del giorno, notizie di politica, di cultura, di sport e di cronaca. La cronaca riguarda tutti i fatti che interessano alla gente. Quando sono fatti belli, come matrimoni, nascite o nuovi amori, parliamo di cronaca rosa. Quando sono fatti brutti, come incidenti, rapine, morti, parliamo di cronaca nera. Le notizie locali riguardano la città dove si pubblica il giornale. Le notizie nazionali riguardano l'Italia. Le notizie internazionali riguardano il mondo. Il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero è uno dei diritti fondamentali della persona che la Costituzione italiana garantisce a tutti indistintamente, cittadini italiani e stranieri. Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, come ad esempio la radio, la televisione e la rete internet. In Italia la stampa è libera, nel senso che non può essere soggetta ad autorizzazioni preventive o a censure successive. La libertà di stampa prevede la possibilità di diffondere le proprie idee attraverso libri o articoli di giornale. Come tutte le libertà, anche questa ha dei limiti previsti dalla legge. Quando si esprime il proprio pensiero, bisogna infatti stare attenti a non offendere la dignità, l'onore e la riservatezza degli altri, a rispettare le regole della morale comune, anche detta il buon costume, e nell'esercizio del diritto di cronaca a dare informazioni rispettose della verità. Grazie alla libertà di stampa e di informazione, ogni persona può conoscere gli avvenimenti nazionali ed internazionali. E attraverso le notizie può informarsi su quanto accade nella società. La Costituzione, infatti, prevede il diritto ad essere informati e a ricevere un'informazione corretta e pluralista che rispetti l'interesse pubblico. L'istruzione, quindi, non si limita solo alla scuola, ma trova un importante strumento anche nella lettura di libri e giornali, nella radio, nella diffusione di programmi televisivi a carattere informativo e culturale e sempre più dall'uso di internet. Esprimere liberamente il proprio pensiero ed essere informati sono due facce della stessa medaglia. Per questo è molto importante per gli stranieri che vivono in Italia imparare la lingua italiana. Infatti, la conoscenza della lingua permette da una parte di esprimere liberamente il proprio pensiero, facendo conoscere agli altri idee, opinioni e sentimenti in modo chiaro, e dall'altra di essere correttamente informati. Nell'unità di apprendimento 14 di Cantieri d'Italia abbiamo parlato di questi argomenti. Nella rubrica Per usare l'italiano, chiedere e dire l'ora. Il presente indicativo del verbo sapere.
fissare un appuntamento. Le preposizioni articolate con a. Come si legge l'ora? Nel vocabolario visivo, la parola stampa. Nella rubrica Vivere in Italia, la libertà di manifestazione del pensiero e il diritto all'informazione. Tutti i materiali di questa unità di apprendimento, i video e i testi stampabili delle rubriche sono anche sul sito www.cantieriditalia.rai.it, insieme agli esercizi, agli approfondimenti e al nostro gioco. Piove stamattina. È continua pure domani e dopodomani. Piove da stamattina. E perché? Semplice, perché io ho scritto la lippa. La lippa! Ma no, hai già fatto l'esame di teoria? Certo! L'ha anche superato! Scusate, non mi sento il guanto. Perché si è bagnato dentro. Stop! Non è scaduta, ma non è neanche aperta, signori. E l'Italia li ho. Facciamola, ragazzi. Ciao, mamma, grazie. Va bene. E poi l'aria del mare fa male i muri, le montagne russe, le vacanze. Montagne russe? Scusate. Cantieri di Italia. L'italiano di base... per costruire una nuova cittadinanza.